Grazie Massimo. Al cicalino proposto da Massimo Luciani potremmo anche collegare l'immagine diciamo, del lancio stampa della Corte e soprattutto della possibile procedura di infrazione della Commissione nei confronti della Corte Costituzionale tedesca. Bene, adesso diamo la parola ad Antonio Ruggeri, poi subito dopo interverrà il collega e amico Omar Chessa. Se ci sono altri interventi, vi prego di segnalarmelo, così possiamo andare avanti con il nostro lavoro. Antonio, la parola a te. Mi vedete? Posso parlare? Gianmario, Ancora mi dai conferma? io ti sento Sì. e ti vedo. Allora, ecco, io volevo semplicemente, nei pochi minuti a disposizione, dopo essermi complimentato con tutti i colleghi per il fascicolo, che è veramente molto bello, molto vario, pone un mucchio di questioni. Ecco, io vorrei porre tre domande soltanto e, come dicevo, poiché il tempo è limitato, mi limito a porre le domande e poi le risposte, se qualcuno ha curiosità, può vederle in uno scritto che darò alle stampe fra qualche giorno. Allora, la prima, muovo da un assunto, cioè dall'assunto che la parola mutamento, che è una parola, diciamo, pure atecnica, come un po' come la parola congiunti, che è figurata qualche giorno fa in un atto, no, in un atto del Presidente del Consiglio. La parola mutamento in realtà si può caricare dei significati più vari, come in fondo lo dimostrano anche gli scritti raccolti in questo fascicolo. Insomma, mutamento può essere la revisione costituzionale, mutamenti di fatto, mutamenti per via di interpretazione, dal fatto costituente alla modifica testuale. Tutto può essere mutamento. D'altronde la Costituzione in qualche modo è soggetta a continuo mutamento. Massimo Luciani, qualche anno addietro, ha parlato del moto della Costituzione, anche Mangia ne parla nel suo scritto, Spadaro ha detto che la Costituzione è più che un atto, è un processo, e, insomma, è un dato, direi, acquisito questo. Allora, la prima domanda è la seguente: come si distinguono i fatti nella continuità dai fatti di discontinuità costituzionale? In buona sostanza, un fatto costituente da un fatto non costituente. Perché la domanda va posta? Perché naturalmente ci sono le situazioni clamorose, voglio dire, quando ci sono i carri armati nelle strade, nessuno dubita che sia in presenza di un colpo di Stato. Ma ci sono dei fatti costituenti mascherati o striscianti che purtroppo si riconoscono solo ex post e che sono particolarmente subdoli, perché e per il modo con cui si vanno svolgendo nel tempo, non danno modo, diciamo così, non sono alle volte nemmeno percepiti nel loro germogliare, nel loro divenire. Alcuni addirittura, io includo fra questi in particolare il processo costituente europeo, sono fatti costituenti che non si sa nemmeno se mai giungeranno a maturazione, a differenza di quelli che avvengono di solito in seno agli ordinamenti statali, che prima o poi si fa chiarezza, cioè o riescono o falliscono, e quindi portano poi alla restaurazione dell'ordine preesistente. Ma ci può essere un processo costituente che rimane sempre in qualche modo in moto, in progress, e quindi il problema di fondo rimane proprio quello di come stabilire dov'è la linea di confine fra ciò che è costituente da ciò che è mutamento nella continuità. La seconda questione riguarda la distinzione fra quelli che chiamerei i mutamenti fisiologici dai mutamenti artificiosi. Facciamo un paragone, tanto per dare subito l'idea, con le persone, no? Ciascuno di noi ha un ciclo evolutivo nel corso della propria esistenza. Alle volte il riconoscimento di una persona quando è matura o anziana rispetto a quando era bambino diventa molto complicato, ma è la stessa persona che fisiologicamente si è evoluta nel tempo. Poi ci sono le persone come i delinquenti che si rifanno i connotati in maniera chirurgica, ricorrendo appunto ad artifici per non farsi riconoscere, ma anche quelle sono sempre le stesse persone, cioè siamo sempre, ora abbandono lo scenario del fatto costituente, diciamo siamo sempre nella continuità, ma ci sono mutamenti, come dire, naturali e mutamenti artificiosi. Allora, anche qui il problema è come si stabilisce dov'è la linea di confine fra gli uni e gli altri.
Tenete presente che, dato molto, direi ormai provato, che poi ci sono condizionamenti fra mutamenti che hanno la loro origine a Bextra, e anche stamattina se ne è parlato, in particolare da eventi che maturano a livello internazionale o sovranazionale insieme all'Unione Europea, e mutamenti che hanno origine a Bintra. Ma questi mutamenti si possono condizionare fra di loro a vicenda in vario modo. Faccio solo due esempi che sono, come dire, le cose più appariscenti, ma se ne possono fare molti altri. Ecco, io sono dell'idea, anche se può sembrare molto crudo e molto duro da digerire questo concetto, ma io sono dell'idea che oggi, per effetto del processo di integrazione sovranazionale avanzato in corso, il governo debba godere della fiducia non solo del Parlamento, scontato, ma anche dei partners europei e dei mercati internazionali. Può piacere come non piacere, ma a parer mio è così. C'è un dato di fatto. E questa è la prova che eventi che maturano altrove hanno una ricaduta immediata nei fatti nazionali. Quando è nato Monti, 8 governi dell'Eurozona sono caduti in quella circostanza, in quel lasso temporale, e sono caduti non perché erano privi della fiducia dei parlamenti del paese di origine, ma per tutto quello, per la crisi economica che si era. Ma naturalmente è vero anche l'inverso. Per esempio, se c'è una involuzione autoritaria all'interno di uno Stato, non è senza conseguenza a livello sovranazionale, perché si può mettere in moto la procedura poi per la fuoriuscita dello Stato dall'Unione Europea, perché è chiaro che lo Stato non può starci più. È vero che ora di recente abbiamo i fatti ungheresi che in qualche modo non inducono all'ottimismo, perché, come dire, a parer mio, è chiaro che ci sono già le condizioni per l'uscita dell'Ungheria dall'Unione Europea, però, insomma, voglio dire, questo flusso di suggestioni, di condizionamenti, che va dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, dallo Stato verso l'esterno e dall'esterno verso lo Stato, mi pare ormai provato. Questo soprattutto a livello, non soltanto la forma di governo è profondamente cambiata, ma è cambiata anche quella che una volta si chiamava la forma di Stato, cioè il rapporto fra comunità governate e apparato governante, per una banale ragione, che la comunità governata oggi non è più in rapporto solo con l'apparato governante statale, ma è anche in rapporto diretto con l'apparato governante sovranazionale, perché gli atti dell'Unione Europea si immettono direttamente nell'ordinamento interno e alcuni addirittura esprimono una forza paracostituzionale. E quindi c'è anche qui una complicazione vistosa del quadro complessivo. E tutto questo poi ha riflessi anche sui rapporti all'interno dello Stato fra organi di direzione politica e organi di garanzia, e lo stesso mutatis mutandis a livello di Unione Europea. Non è un caso se, e abbiamo moltissime testimonianze da addurre al riguardo, non è un caso se c'è stata una vistosa e c'è una vistosa sovraesposizione dei garanti, per plurime ragioni, per il fatto che ci sono carenze acclarate della rappresentanza politica e quindi sono chiamate ad un innaturale ruolo di supplenza nei confronti dei decisori politici nazionali, ma anche in conseguenza di eventi che vengono dall'esterno. La vicenda Savona, per un verso, per fare un esempio con riferimento al ruolo del capo dello Stato, e dall'altro lato la vicenda della Corte Costituzionale che nella 17 del 2019 ha, come dire, chiuso tutti e due gli occhi davanti ad una vistosa, che ne abbia detto la Corte stessa, vistosa, macroscopica violazione dei canoni costituzionali e regolamentari sulla formazione delle leggi. E sono esempi altamente istruttivi che dimostrano come, ancora una volta, davanti alla minaccia per la tenuta dei conti pubblici e al bisogno di, come dire, mantenere in uno stato di, come dire, di mantenere tranquilli i partners europei per ciò che stava avvenendo nel nostro paese, è chiaro che la legge di bilancio non avrebbe potuto essere dichiarata illegittima per il modo con cui è venuta a formazione. E pietatis causa gli stessi parlamentari che avevano presentato il ricorso non ne hanno chiesto l'annullamento, cosa che peraltro non potevano fare, perché quando la Corte Costituzionale
dichiara che c'è stata un'invasione della competenza da parte di un potere dello Stato nei confronti di un altro potere dello Stato, ha il dovere di annullare l'atto. Quindi non vedo nemmeno come abbiano potuto fare quella richiesta. A livello invece di tutela dei diritti fondamentali, l'appartenenza all'Unione Europea e l'inserimento nella comunità internazionale, più che determinare alterazioni quali quelle che ho appena descritto per ciò che concerne soprattutto l'organizzazione e l'esercizio del potere, ha determinato una profonda evoluzione nella tutela dei diritti stessi. Io sono dell'idea, resto dell'idea, ora non lo posso qui argomentare analiticamente perché ho già quasi del tutto esaurito il mio tempo, che il cosiddetto dialogo fra le corti, termine che pure io giudico improprio, ma che non carico di quella valenza negativa e di quel giudizio, come dire, pessimista senza speranza che traspare sempre dalle parole e dagli scritti di Massimo Luciani e di altri, il cosiddetto dialogo fra le corti ha portato indubbiamente alla invenzione di nuovi diritti fondamentali che i garanti nazionali con le loro sole forze non erano stati capaci di inventare, B, al rafforzamento della tutela di molti diritti. Si possono fare un'infinità di esempi a questo proposito. Il sovraffollamento nelle carceri, se la Corte Costituzionale ha cambiato idea nel 2013, ha cambiato idea dietro la suggestione di un'indicazione che veniva dalla giurisprudenza europea. Il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini biologiche, idem, e via dicendo, non è inutile. Come dire. Ultima domanda e la flash in un minuto e mezzo. Ci sono mutamenti, qualunque sia il modo con cui avvengono, revisioni formali, non revisioni formali, mutamenti provvisori e mutamenti permanenti. Mutamenti provvisori, il tempo odierno, il tempo sospeso dell'emergenza è la conferma. Noi abbiamo avuto in buona sostanza una vera e propria ibernazione del catalogo costituzionale dei diritti. Cioè la Costituzione nella sua essenza è stata messa in un freezer dovuto all'emergenza. Quindi non è una semplice limitazione di questa o quella libertà. Ecco, su questo io vorrei fermare l'attenzione. Si è trattato di una vera e propria sospensione nel godimento, sia pure parziale, di alcuni diritti fondamentali. Ora, il problema qual è? Si dice, ma una volta cessata l'emergenza, tutto tornerà come prima, riacquisteremo i nostri diritti, eccetera. A parte il fatto che anche io sono convinto, ma è convincimento diffuso fra la gente, che il mondo ormai è profondamente cambiato, dobbiamo prenderne atto. Cambiato anche in meglio, perché l'emergenza ci ha portato ad accelerare il processo di modernizzazione del paese, ha portato alla diffusione dello smart working che porterà anche risparmi di soldi e via scorrendo, però ha determinato anche dei problemi e li determinerà dei problemi molto, 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 molto gravi. Allora la mia domanda è la seguente: come si distinguono i mutamenti che in qualche modo hanno un arco temporale più o meno circoscritto e poi, come dire, si rinchiudono in se stessi, che costituiscono una mera traparentesi, una messa tra parentesi dello sviluppo dell'ordinamento e della Costituzione nel tempo, rispetto invece ai mutamenti che apparentemente provvisori poi invece avviano una serie di processi profondi di trasformazione della Costituzione e dell'ordinamento? Ecco, io a questo proposito poi avrei qualche altra cosa da dire, ma mi fermo a questo punto perché credo di avere fin troppo abusato del vostro tempo. E ringrazio Gianmario per avermi dato la parola e mi complimento ancora una volta per la bella iniziativa adottata. Grazie. Grazie Antonio, grazie del tuo bell'intervento. Mi prenderò, come dire, tra le tante cose di questa bella giornata, il tempo sospeso dell'emergenza, che è un tema che secondo me ritornerà continuamente. Bene, adesso la parola a Omar Chessa, che dovrebbe essere in linea. Professor De Muro. Sì. Professore, scusate se vi interrompo, buongiorno a tutti. Sì. Mi segnalano che i partecipanti che non hanno l'account unica non possono scrivere in chat, quindi non si possono prenotare per intervenire. Quindi, non so, o attivano il microfono come ho fatto io più tardi, oppure possono mandarci delle mail e raccolgo io via mail alla mia mail che è cecchini@unica.it
raccolgo le adesioni, diciamo. Va bene, grazie. Scusate, Stefania. Se vi ho interrotto. Grazie, Stefania. Bene, la parola a Marchese. Grazie, Gian Mario. Io voglio provare a raccogliere la sfida e a ragionare sul concetto di mutamento costituzionale informale. E penso che anzitutto si debba capire quale sia il significato dell'aggettivo costituzionale in questo caso, cioè se il mutamento costituzionale informale sia riferito al testo oppure sia riferito ai significati normativi che si traggono dal testo, o aderendo al fascio di teorie della Costituzione in senso materiale, se si fa riferimento ai presupposti che garantiscono la vigenza del testo e anche la sua comprensione, presupposti che poi guidano, scandiscono l'accumulazione del diritto costituzionale vivente, cioè delle interpretazioni del testo. Ora, se la formula mutamento costituzionale informale si riferisce al testo, francamente non riesco a capire quale sia la distinzione rispetto al fenomeno della violazione della Costituzione. Da questo punto di vista, il concetto di mutamento costituzionale informale, dal mio punto di vista, è in contraddizione con l'idea della prescrittività della Costituzione. Se questa è norma giuridica superiore, garantita e rigida, allora può essere mutata solo alle condizioni che essa stessa stabilisce. E quindi ogni trasformazione che passi per vie diverse da quelle costituzionalmente prescritte è una sua violazione. E allora di che cosa parliamo quando parliamo di mutamenti informali? Secondo me parliamo del diritto costituzionale vivente, ossia del graduale accumularsi di precedenti che sviluppano uno dei significati normativi del testo fra quelli che sono stati offerti in alternativa. Ma anche qui non mancano i problemi. Perché il diritto costituzionale vivente nel suo sviluppo dovrebbe dar luogo a trasformazioni informali della Costituzione? Lo sviluppo del diritto vivente avviene attraverso atti, sentenze e prima ancora atti di legislazione. Non dimentichiamo che il primo interprete della Costituzione è sempre il legislatore. In ogni Parlamento c'è una commissione o un'articolazione interna che ha il compito di esaminare il testo legislativo sotto il profilo della sua conformità a Costituzione, quindi si deve sempre presumere che alla base di ogni scelta legislativa ci sia una interpretazione della Costituzione, un'interpretazione della Costituzione che può modificarsi nel tempo. Ora, se questa interpretazione della Costituzione è contestata, ci può essere l'occasione di un sindacato di costituzionalità delle leggi, e se la Corte Costituzionale condivide l'interpretazione costituzionale che sta alla base delle scelte legislative, allora il problema non si pone. Quello è il significato della Costituzione. Oppure può non condividere questa interpretazione e in tal caso dichiara incostituzionale la legge. Però, ripeto, stiamo sempre parlando di diritto costituzionale vivente. Ora, dentro questa prospettiva si può parlare di mutamento della Costituzione solo da un particolare punto di vista dogmatico. Mi spiego. Io personalmente ritengo, ad esempio, che la concezione polifunzionale della controfirma non sia un'interpretazione corretta del testo costituzionale. E quindi ritengo che la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha aderito a questa dottrina, sia un mutamento informale della Costituzione. Oppure prendo l'esempio e la domanda fatta da Alessandro Mangia, il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, che è un tema del quale mi sono occupato anch'io in un libro del 2016 dedicato alla Costituzione della moneta, appunto. Ecco, il divorzio fra Tesoro e Banca Centrale non è un mutamento informale della Costituzione per coloro come, ad esempio, Merusi e Bognetti, i quali individuavano nell'articolo 47 della Costituzione la tutela del risparmio, quindi il fondamento dell'indipendenza della Banca Centrale. Dal loro punto di vista, cioè alla luce della loro particolare posizione dogmatica, il divorzio in questione dovrebbe intendersi come attuazione della Costituzione. Dal mio punto di vista invece le cose stanno diversamente, perché non aderisco a quell'indirizzo interpretativo. Insomma, è sempre a partire da una posizione dogmatica che si può qualificare l'evoluzione degli indirizzi interpretativi come mutamenti o come consolidamenti di un assetto costituzionale. Ma secondo me la vera questione è capire che cosa scandisca l'accumulazione del diritto vivente, che cosa determini l'evoluzione delle prassi interpretative. E qui, secondo me,
decisivo rifarsi a nozioni come quella di ideologia, o meglio forse la nozione gramsciana di egemonia. Quali posizioni erano egemoniche prima e quali lo sono adesso? E come questo avvicendarsi di posizioni egemoniche, se avvicendarsi c'è stato, ha guidato l'elaborazione dei paradigmi interpretativi? Ora, è chiaro che quando si parla di egemonia, si guarda ad uno scenario che va oltre quello nazionale. Il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia non ha riguardato soltanto il nostro paese, ma si è collocato su una scia su una scia di riforme e di trasformazioni che hanno interessato un po' tutte le democrazie industriali avanzate. Il principio dell'indipendenza della banca centrale si è affermato prima in Nuova Zelanda, che infatti costituisce il prototipo, poi questo nucleo di dottrine si è affermato negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito. Per quanto riguarda l'esperienza germanica, era già un principio consolidato, ha conosciuto declinazioni e realizzazioni di intensità diversa. Non è il caso qui di aprire una parentesi su questo tema. Sta di fatto però che si è affermata come visione egemonica nei confronti di molte esperienze costituzionali nazionali. Ora, la grande questione quindi, non voglio evocare grandi temi, ma è sempre quella del rapporto fra Stato e globalizzazione. Infatti, negli articoli, i lavori del numero che oggi stiamo qui discutendo, si insiste molto, no? Sui vincoli esterni e su come gli ordini costituzionali, il nostro ordine costituzionale interno sia stato fortemente condizionato appunto da eventi che si sono verificati al di fuori dei nostri confini nazionali. Mi riferisco soprattutto al lavoro di Alessandro Mangia, che insiste in maniera particolare sui vincoli esterni e su come questi abbiano sottratto terreno alle libertà politiche e, dal suo punto di vista, abbiano riplasmato l'ordine costituzionale interno. Ora, per quanto riguarda il rapporto fra Stato e globalizzazione, mi sembra che nei lavori si suggerisca l'ipotesi che la seconda, cioè la globalizzazione, abbia trasformato il primo, cioè lo Stato, insieme al suo ordine costituzionale. Io invece penso che lo Stato abbia fatto la seconda. Devo dire che sono in buona compagnia in questa tesi. Molti dei partecipanti a questo seminario mi sembra che la pensino così, da Massimo Luciani a Pietro Ciarlo a Marco Bezzo. Devo dire che ormai ce lo diciamo da qualche anno, insomma, che sia lo Stato ad avere deciso la globalizzazione, o perlomeno ad avere assunto alcune decisioni fondamentali che hanno favorito questo processo. Mi riferisco soprattutto alla liberalizzazione dei movimenti di capitali. È una cosa che ci diciamo da qualche anno, almeno dal convegno dei costituzionalisti del 2016 sotto la presidenza Luciani. Ora, secondo me sarebbe interessante chiedersi se lo Stato abbia fatto la globalizzazione per la prima volta 25 anni fa o se invece ciò sia già accaduto in passato. Io penso che i processi di globalizzazione siano una costante della storia della statualità e non siano invece la sua fine. Ad esempio, la liberalizzazione dei movimenti di capitali non è una novità della seconda metà del Novecento. Insieme al gold standard, che per certi versi equivaleva ad un regime di cambio valutario fisso, era un pilastro del regime finanziario internazionale che fu imposto dall'impero britannico dalla seconda metà dell'Ottocento fino almeno alla prima guerra mondiale. Insomma, era l'ordine esterno coerente con l'ordine interno del progetto costituzionale liberal borghese. A ogni progetto costituzionale interno corrisponde sempre un assetto esterno coerente. Ad esempio, il regime finanziario internazionale che era coerente col progetto del costituzionalismo democratico sociale era Bretton Woods, il cui venir meno infatti preparò non per caso l'avvento della globalizzazione del capitale, ossia il ritorno dell'ordine esterno che già avevamo conosciuto fra 800 e 900. Insomma, quando si parla di egemonia, il problema è l'interazione fra Stato e capitale alla fine, no? Che dell'egemonia è il nucleo profondo. Quindi il problema è capire che cosa determini la decisione statale in favore della globalizzazione del capitale, ovvero la decisione in favore del suo contenimento entro i confini nazionali, o comunque la decisione di tenere sotto il controllo statale l'impiego del capitale al di fuori dei confini nazionali, sull'esempio cinese e per certi versi russo. Ora, a me qua mi sembra che sia particolarmente illuminante la chiave di lettura che qualche anno fa fu offerta da Giovanni Arrighi quando parlava di cicli di accumulazione del capitale.
secondo questa chiave di lettura, questo dipende, insomma, è determinante la fase del ciclo di accumulazione del capitale nel quale ci si trova, e quindi dal diverso peso che di volta in volta assumono il capitale produttivo e quello finanziario. Ora, non c'è dubbio che la globalizzazione abbia ricevuto impulso soprattutto dalle istanze avanzate dal capitalismo finanziario. Capitalismo finanziario che è desideroso di ricercare indisturbato occasioni di profitto ovunque ce ne siano. Diversa è invece la spinta che di solito è impressa dal sistema capitalistico nazionale rivolto alle produzioni materiali. E in questo caso è più probabile che richieda allo Stato misure protezionistiche e dirigistiche per difendere la produzione nazionale contro la concorrenza della produzione estera. Insomma, se a prevalere in un determinato ciclo di accumulazione del capitale è il capitalismo produttivo, beh, allora è più facile che come dire, questo pretenda prestazioni statali di governo pubblico dell'economia. Se invece a prevalere sono le forme del capitalismo finanziario, questo tende a sfuggire alla cattura politica dell'economico, tende a sottrarsi ai vincoli nazionali di una legislazione fiscale e regolativa che percepisce come un limite al processo di valorizzazione del capitale, e quindi in questo caso abbiamo non un processo di condensazione, ma un processo di diluizione delle sovranità statali. No? In entrambi i casi abbiamo una medesima finalità di fondo, la valorizzazione del capitale. Cambiano soltanto gli strumenti al suo servizio. In alcuni casi è necessario, come dire, un recupero di sovranità statale, mentre negli altri casi lo strumento appunto è la diluizione delle sovranità statali. Dipende, ripeto, dal ciclo di accumulazione del capitale e in maniera particolare dalla fase, no, interna al ciclo di accumulazione del capitale. Un'ultima osservazione, se mi è consentito, con riguardo al dialogo delle corti e alla sentenza del Tribunale Costituzionale tedesco. Io ho criticato questa sentenza, quindi quale sia la mia posizione è chiara, però noto una cosa, che il Tribunale Costituzionale tedesco muove da una dottrina forte della Costituzione, che è molto diversa dalla dottrina che invece sembra prevalere in Italia, che è una dottrina debole. In Italia si accetta l'idea che la Costituzione sia cedevole, ad esempio, rispetto al diritto europeo derivato. Ecco, la cedevolezza rispetto al diritto europeo derivato è altra cosa, no? Dal fatto che il diritto europeo primario stabilisca deroghe all'ordine costituzionale delle competenze. Mi spiego, una cosa sono le deroghe all'ordine costituzionale delle competenze stabilite dai trattati, altra cosa è la cedevolezza del diritto costituzionale rispetto al diritto europeo derivato. Questa è una dottrina che la Corte Costituzionale italiana ha fatto proprio dal 1989. Il Tribunale Costituzionale tedesco non accoglie una lettura di questo tipo, ma anzi è una dottrina forte della propria Costituzione, e sulla base di questa interpretazione forte del proprio diritto costituzionale avanza persino la pretesa di dire alla Corte Europea di Giustizia come si interpretano i trattati. Il rinvio pregiudiziale ormai è scaduto a mera richiesta di parere in questo ordine di idee. Però la domanda interessante che ci dobbiamo porre, secondo me, è questa: perché la Germania, perché la Corte Costituzionale tedesca riesce ad elaborare una dottrina costituzionale forte di questo tipo? Secondo me la risposta sta nel fatto che la Germania ha una dimensione statale pienamente consapevole di sé medesima, senza complessi e senza falsi timori. Insomma, la Germania è uno Stato che sa di esserlo e che intende continuare ad esserlo. Mi rendo conto che queste parole suonino un po' hegeliane, ma tant'è. Ora, uno Stato è anche un assetto costituzionale di competenze. Quindi integrità statale e integrità dell'ordine costituzionale sono per certi versi la stessa cosa, così come lo sono la disintegrazione statale e la disintegrazione costituzionale, sono due fasce della stessa medaglia. Mi verrebbe da dire icasticamente che uno Stato forte ha una Costituzione forte, ma in che senso? Nel senso che uno Stato che va riducendosi in poltiglia, perché i suoi processi interni di autorizzazione del sovrano, come direbbe Hobbes, o di integrazione, come direbbe Smendes, si sono da tempo inceppati, a mio avviso non può non subire la svalutazione della propria Costituzione. La forza di una Costituzione statale coincide con la forza e l'efficacia dei processi integrativi che mantengono salda la dimensione statale. Ecco quindi che ordine costituzionale e ordine statale si tengono assieme, e l'indebolimento del secondo si traduce inevitabilmente in una svalutazione del primo. E allora il problema è capire quali posizioni egemoniche
hanno spinto appunto perché, almeno per quanto riguarda il nostro ordinamento, si producessero esiti di questo tipo. Ma mi rendo conto che ho parlato troppo e quindi mi taccio. Grazie. Ciao, ma grazie infinite per il tuo intervento. Bene, io ho un altro iscritto che è il professor Morelli, al quale chiedo di intervenire, e poi se non ci sono altri iscritti, le conclusioni al collega Pietro Ciarli. Sì, Gianmario, ciao, non so se si sente, credo di sì. Buongiorno a tutti, mi unisco anch'io ai complimenti rivolti ai curatori e agli autori di questo interessantissimo fascicolo della rivista e anche per l'organizzazione di questo seminario. Parto da una premessa. Mi ha colpito particolarmente il fatto che i vari contributi pubblicati sul fascicolo, pur approdando ad esiti ricostruttivi molto diversi, siano ruotati intorno ad alcuni concetti chiave comuni, ad alcune categorie comuni. Sicuramente merito dell'attento lavoro di coordinamento, ma forse non solo. E ho pensato che la possibilità di sviluppare discorsi lungo direttrici così distanti e giungendo ad esiti così diversi intorno alle stesse categorie, probabilmente è stata dovuta anche alla connotazione fortemente metaforica di alcune di queste categorie, come quella di identità costituzionale o di fonte del diritto. A proposito della categoria fonte del diritto, già Enrico Paresce, nella sua voce dell'Enciclopedia del diritto del 68, metteva in luce proprio come l'uso metaforico della parola fonte avesse avuto un impatto molto forte, non del tutto positivo, sulla stessa teoria delle fonti del diritto, perché questa parola, fin dall'antichità, scriveva Paresce, accanto al suo significato specifico di punto di emergenza di una vena d'acqua, ne aveva acquisiti via via tanti altri e soprattutto soprasensi mitici, religiosi, che avevano avuto riscontro nelle speculazioni filosofiche, nella letteratura, nell'iconografia. Di qui la facile trasposizione ad indicare ogni tipo di principio o cominciamento, e quindi il suo accoppiamento col diritto aveva nel contempo fatto capo sia all'originario significato fisico di origine, sia a significati figurati riconducibili al concetto di fondamento, provocando quindi notevoli confusioni. Ora, non dico certamente che la metafora della fonte del diritto ha dato il via alla ricerca del fondamento del diritto, che è una ricerca molto antica e contro la quale già metteva in guardia Norberto Bobbio parlando della tematica dei diritti e mostrando come fosse una ricerca infruttuosa e anche pericolosa. Però probabilmente la metafora della fonte del diritto ha veicolato, agevolato, probabilmente anche incoraggiato questa ricerca. Ora, la stessa ricostruzione dei tipi di pensiero giuridico fatta da Schmitt nel saggio richiamato nell'editoriale, nel contributo di Alessandro Mangia e più volte evocato anche dal professore Luciani in questa sede, anche quella trattazione dei tipi di pensiero giuridico è appunto svolta sullo sfondo del problema della ricerca del fondamento del diritto. Una ricerca che conduce inevitabilmente, se vuole approdare ad esiti coerenti e conseguenziali, a soluzioni monistiche, a soluzioni riduzionistiche, la norma o appunto la decisione o l'ordinamento concreto. Del resto, nella stessa ricostruzione di Schmitt, i suddetti tipi di pensiero non mi sembrano che si risultino conciliabili. Il presupposto dal quale Schmitt parte nella sua riflessione è che ciascuno dei tre tipi di pensiero ritiene di identificare nell'oggetto specifico di riferimento la nozione esclusiva di diritto, negando il carattere di rigorosa giuridicità agli altri pensieri. Insomma, non mi sembra che ci sia spazio per alcun sincretismo metodologico nella ricostruzione schmittiana, e non è un caso che la critica che egli muove al positivismo legalistico ottocentesco sia proprio quella di aver effettuato una combinazione indebita tra decisionismo e normativismo, nel passaggio dalla volontà del legislatore alla volontà della legge fino alla stessa legge intesa in senso obiettivo. Una combinazione, scrive Schmitt, che non sarebbe scaturita dalla coerenza interna di un determinato modo di pensare, ma dall'esigenza di soddisfare l'unico bisogno determinante per il positivismo, quello della sicurezza e della prevedibilità.
Ora, non c'è dubbio che l'attenzione per i dati sociali, per i dati politici, offrano importanti elementi che ci consentono di individuare, come scrive Alessandro Mangia, tutta una serie di fenomeni che incidono in modo esteso e profondo sul contenuto e normatività della Costituzione. Gli stessi attentati all'identità costituzionale, lo ricordava prima il professore Ruggeri, lo scrive anche il professore Bartolo nel suo saggio, l'accertamento degli attentati all'identità costituzionale nazionale non possono essere accertati sulla base di un parametro certo e preesistente, quindi sfuggono agli strumenti dogmatici dell'analisi giuridica. Ci ricorda, è vero, Roberto Bin, che il permanere delle Costituzioni dipende non tanto, non soltanto dalle procedure formali di modifica delle Costituzioni e dalle garanzie giurisdizionali preposte a tutela delle Costituzioni stesse, ma dal consenso di cui godono le stesse Costituzioni nella società. Sono tutti elementi, tutti aspetti di cui occorre necessariamente tenere conto anche nella prospettiva di un'indagine giuridica sui mutamenti costituzionali. Ciò posto, però, si potrebbe forse pensare di disancorare una volta per tutte il tema dei mutamenti costituzionali, e probabilmente non solo questo, dalla questione irrisolta e irrisolvibile, a mio modo di vedere, del fondamento del diritto. E un'operazione utile a questo scopo potrebbe essere proprio quella di ripensare le categorie tradizionali della dogmatica giuridica che, anche per la loro connotazione metaforica, rinviano in modo più o meno esplicito al problema del fondamento del diritto. Prima fra tutte la stessa categoria fonte del diritto. Qui si potrebbe seguire un'indicazione data dal professore Luciani nella sua voce sull'interpretazione conforme a Costituzione negli annali dell'Enciclopedia del diritto a proposito della distinzione tra disposizione e norma. Ecco, a me sembra che la stessa tripartizione fonte, disposizione e norma sia frutto di una superfetazione concettuale, metaforica, che certamente ha avuto una sua importanza, una sua giustificazione storica, ma che oggi però credo complichi enormemente non solo il discorso sui mutamenti costituzionali, ma più in generale l'intera trattazione delle forme di produzione del diritto. E forse in questo caso occorrerebbe ridurre la componente metaforica della terminologia in uso. I rischi di una metaforizzazione eccessiva del discorso giuridico, del resto, sono anche ben esemplificati dalla condivisibilissima critica mossa da Marco Bezzu alla teoria delle costituzioni sociali. Anche qui, anche le teorie delle costituzioni sociali fanno uso di una metafora molto pericolosa, quella appunto di costituzione sociale, che finisce con il capovolgere il senso stesso di costituzione che ci è stato tramandato dal pensiero costituzionalistico moderno. Ora, ovviamente io non critico in assoluto la connotazione metaforica di molte categorie giuridiche, il che sarebbe assurdo. Non ignoro che le metafore non hanno semplicemente una funzione ornamentale, stilistica, ma giocano un ruolo importante anche sul piano euristico. Paul Picard parlava di finzione euristica della metafora, e ancor più che esse, come hanno dimostrato le scienze cognitive, sono elementi indefettibili degli stessi processi di conoscenza e hanno anche nella realtà giuridica, nella dimensione giuridica, un'importante funzione costitutiva. Le metafore attorno alle quali si è costruita la dogmatica giuridica sono tantissime, pensiamo soltanto alla persona giuridica o alle tante declinazioni metaforiche del concetto di sovranità. E trovo, tornando ai saggi, invece molto efficace il richiamo, ad esempio, che fa Bin alla topologia e all'uso della metafora geometrica per individuare un criterio logico formale di controllo dei mutamenti costituzionali che riguardano la forma di governo. Così come anche la metafora usata da Cortese, che richiama la contrapposizione tra mappa e territorio nell'ambito della geografia per spiegare il rapporto tra Costituzione e forze istituzionali, politiche, sociali ed economiche riconosciute dalla Costituzione stessa. Tuttavia, l'uso delle metafore nasconde insidie molto pericolose, come quelle ben messe in luce dal professore Bartolo a proposito della metafora dell'identità costituzionale nazionale, usata anche dal Trattato sull'Unione Europea. Si fa riferimento in particolare al richiamo, in una prospettiva storica, ai caratteri identitari arbitrariamente e indebitamente evocati da alcuni paesi come l'Ungheria e la Polonia, che si ispirano appunto a modelli di democrazia liberale.
occorrerebbe allora che si affermasse un uso consapevole, responsabile delle metafore in ambito giuridico, e laddove non sia possibile l'eliminazione di metafore pericolose, sarebbe quanto mai necessario un'opera di addomesticamento di alcune metafore, come appunto quella identitaria, la cui natura costruita e corale, ce lo ricordano bene ancora Bartolo e Bin, frutto di un'opera collettiva, andrebbe sempre tenuta presente. Grazie. Ad Alessandro, adesso ricomincia, può ricominciare un giro di risposte da parte dei relatori. La parola a Roberto Bin. Eccomi. Sarò davvero breve. Mi aspetto che prossimamente qualcuno introduca il affascinante tema del virus, del coronavirus, come fonte fatto. E vedete, siamo in presenza di un fatto che avrà delle conseguenze normative, ce le ha già. Come reagiamo noi giuristi, oltre a girare con la mascherina, di fronte a questo fatto? E vedete, per esempio, Antonio Ruggeri mi preoccupa, perché è partito dicendo i diritti costituzionali sono congelati. Questo è un modo inammissibile, a mio modo di vedere, da parte di un costituzionalista. Perché la difesa dei diritti non è fine a se stessa, è difesa della Costituzione. O se volete, la difesa della Costituzione è difesa dei diritti. E noi non possiamo dire che i diritti sono congelati senza scendere in piazza a protestare. Io non considero i nostri diritti in questo momento congelati. Sono naturalmente limitati, ma questo adesso non affrontiamo il dibattito. Ma il vero problema è che la funzione di noi giuristi, dal mio punto di vista, è quella di qualificare giuridicamente i fenomeni. Secondo l'alternativa legittimo o illegittimo. E questa è la nostra funzione. Se no diventiamo degli economisti, che è un'altra cosa, un bel mestiere, va molto di moda, ma è un'altra cosa. Allora, pensate a tutto quello che si è scritto sulla globalizzazione, l'articolo 81, sul, cosa diceva ancora Antonio, sulla fiducia che i governi devono avere nel soci partner europei. Quanto resisterà tutto questo di fronte a una Corte Costituzionale che fa il suo dovere, cioè prende sul serio la sua Costituzione? Non voglio entrare nel merito della sentenza, ma mi piace il punto di vista. Una Corte Costituzionale che dice, attenzione, io c'ho una Costituzione e questa Costituzione è il mio dogma. Dogma, ho usato una parola chiave, dogmatica. Cioè di portare il diritto a quegli suoi assi fondamentali, che sono necessariamente assi normativi, rispetto ai quali gli altri fenomeni sono naturalmente tutti fenomeni storici enormi, interessanti, molti ovviamente ci costringono a ragionare sulla tenuta delle norme e così via, ma noi non possiamo deflettere da quello che è il nostro compito, che è quello che è stato esercitato dalla Corte tedesca: prendere sul serio la Costituzione nella sua essenziale normatività. Qui è la cosa fondamentale. Tutto quello che a me sembra importante sul piano del metodo è mantenere il congegno costituzionale perfettamente pulito, senza incrostazioni. Per esempio, tutta la teoria della forma di governo, secondo me, è un'incrostazione. Libri scritti per dirci che cosa l'autore pensa che sia la nostra forma di governo. Ma questo non c'ha molto da fare con la Costituzione. Mentre la difesa del ruolo delle Camere, quello sì che ha da fare col contenuto necessario sul carattere di cingolo che ha la Costituzione. Ecco, io penso che noi possiamo avere approcci molto diversi al diritto costituzionale, perché siamo molto diversi. Anche a me piace leggere delle cose che non c'entrano niente con la nostra Costituzione, perché ho bisogno di capire, non vi dico che cosa sto leggendo adesso, censure. Ma il problema è che come funzione di giurista io mi sento investito di un compito normativistico. Devo distinguere ciò che è l'essere dal dover essere. È una vecchia tradizione occidentale, capisco. Io sono vecchio occidentale e ci sto dentro
nella tradizione. Per questo volevo solo cogliere l'occasione per salutare tutti e ringraziare molto gli organizzatori. Ciao. Grazie Roberto. Ci sono altri interventi da parte di Alessandro Mangia e di Marco Bezzu? Ma se posso dire due parole volentieri. Sì, Alessandro. Dammi i tempi. Sintetico. Vabbè, 5 minuti, dai. 5 minuti, ma okay. Velocissimo. Anche perché sono state rivolte molte domande e molte domande interessanti. Vedo di fare in fretta. In qualche misura Michela Manetti e Antonio Ruggeri hanno posto giustamente lo stesso problema. Qual è il criterio di riconoscimento di questi fatti normativi che sono acquisiti alla nostra riflessione giuridica? Ma vedete, il criterio di riconoscimento ci porta al problema della legittimità, ovvero sia quando c'è accettazione sociale, quando c'è accettazione da parte del corpo sociale della normatività di certi fatti. Prima Omar Kess diceva giustamente, ma guardate che l'indipendenza della Banca d'Italia, della Banca Centrale, è una roba che è arrivata uniformemente in tutta Europa e via dicendo. Beh, ad esempio in Francia è arrivato attraverso una cosa chiamata Loi Rothschild, che è passata in Parlamento ed è legge della Repubblica Francese. Da noi è arrivato con uno scambio di lettere, lo sappiamo tutti, su cui si è scannato il secondo governo Spadolini. E non di meno, da allora c'è stata serena accettazione da parte del corpo sociale e da parte dei soggetti istituzionali del fatto che la nostra banca centrale dovesse essere indipendente. Questo mi sembra un buon modo di procedere. Una puntualizzazione doverosa. Ma vedete, il problema del mutamento costituzionale, così mi è sembrato di poterlo ricostruire, e così come è concepito e posto in Germania, ma guardate che ci porta dritti dritti nella nostra sistematica al sistema delle fonti fatto, lo dicevo prima, ma le fonti fatto, guardate che non sono mica soltanto le consuetudini. Ma già nei libri di Roberto, ma nella letteratura giuridica corrente, ma tutte le fonti di ordinamenti esterni entrano nel nostro sistema come fonti fatto, come fatti normativi esterni richiamati da meccanismi di rinvio. Ma se noi proviamo a guardare le cose in questi termini, capiamo che non c'è niente di fattuale, ma c'è molto di normativo, nel senso stesso indicato da Roberto, nel dire che c'è pressione da parte di atti normativi, di ordinamenti esterni, sul sistema dei nostri, di fatti normativi provenienti dall'ordinamento, sul sistema dei nostri atti normativi. Cioè, scusate, ma andiamo a guardarci il vecchio patto di stabilità e crescita del 97 e ditemi se non ha cambiato qualcosa nel modo di funzionare della nostra Costituzione e via dicendo. Però in 5 minuti non si possono dire troppe cose. Ottime le domande poste da Antonio Ruggeri, che effettivamente ci dà una griglia concettuale per guardare a questi fenomeni in modo più articolato. Ma che a qualcosa servano le categorizzazioni del mutamento costituzionale? Ma guardate, si scopre solo con riferimento al caso del coronavirus di cui parlava poco fa Roberto. Il problema Parlamento, non Parlamento, i parlamentari si comportano già come se ci fosse stato il taglio dei parlamentari, come se il referendum ci fosse. Ma è un problema di fatto, ma sapete, sempre Jellin, che quel signore là che scriveva nel 1906 e ci diceva che le costituzioni cambiano o per modifica formale o per mutamento costituzionale, ma ci dava anche una classificazione molto precisa, sapete, di cosa fosse il mutamento costituzionale. Cioè non è il fatto brutto, brutale, quello che succede, che realizza un indebito passaggio dal fatto alla norma. Ma ad esempio, pensate un po', nel 1906 il signor Jellin che ci diceva che la Costituzione può cambiare fur nicht ausübung, per mancato esercizio delle funzioni da parte di un organo costituzionale. Vi ricorda qualcosa con riferimento a quello che ha fatto il nostro Parlamento nei confronti della situazione coronavirus? Il nostro Parlamento si è comportato come se si fosse in un 78 anziché in un 77. E qui si pone il giusto interrogativo di Antonio Ruggeri. Ma questi cambiamenti, ci dice, possono essere provvisori o permanenti.
vedete, è il problema di ogni stato di eccezione. Che gli stati di eccezione ci siano, ma per carità, ma non hanno niente a che fare con il diritto scritto. Ci sono e c'è credenza di legittimità. Ma adesso non faccio esempi fin troppo banali. Sapete qual è il problema che pongono gli stati di eccezione? Il loro termine. Quando è che finiscono gli stati di eccezione? Ed è su queste cose che dovremmo cominciare a riflettere anche nella prospettiva di poter operare un controllo e un sindacato su questi fatti che comunque producono norme giuridiche. Mi fermo qua. Grazie Alessandro. Marco, vuoi intervenire? No, grazie Gian Mario. Ho già detto tutto, non voglio ancora annoiare i nostri colleghi e partecipanti. Bene. Se non ci sono altri interventi, la parola a Pietro Ciarlo per le conclusioni. Grazie Pietro. Pietro? Ecco, accendo il microfono, telecamera, sì. Vediamo che succede, se compaio o non compaio. Tra poco compaio, vabbè. Compari, ci sei. No, voglio prima di tutto esordire con una domanda perché mi sembra chiarificatrice. Vorrei sapere da Roberto, quel piccolo busto che lui ha sulla scrivania, nella libreria alle sue spalle, di chi è? Può rispondere. Ludwig van Beethoven, regalo. Ecco, l'avevo riconosciuto. Allora va bene. Allora sono d'accordo con te. Ecco, questo. No, io vorrei, iniziare da questa storia dei tre tipi di pensiero giuridico. Io ho letto negli anni 70, quando iniziavo, le cose di Carl Schmitt. Ho avuto sempre la netta sensazione, soprattutto nel saggio che poi è stato inserito nelle categorie del politico come i tre tipi di pensiero giuridico, che lui stesse alla ricerca della sua autopromozione teorica e politica. Allora c'era un pensiero giuridico consolidato che era quello normativista kelseniano. Poi bisognava trovarne qualche altro perché in due forse era troppo ardita la questione, e quindi l'istituzionalismo di Santi Romano, e alla fine l'altro grande pensiero giuridico, qual era? Modestamente il suo, cioè quello decisionista. È stato un giochetto che gli è riuscito magnificamente, perché ovviamente la forza della sua scrittura è rimasta probabilmente ineguagliata. Poi non gli è andata benissimo però, perché poi è finito a Norimberga, e quello che l'ha salvato è stata quella magnifica interpretazione di Burt Lancaster, diciamo, che ha ridato dignità, diciamo così, alla sua presenza processuale. Ma l'esito di quel pensiero non è stato mica Fausto. Io sono d'accordo con, da questo punto di vista, per altre cose, ho qualche perplessità con Roberto, appunto, su Beethoven e anche sulla critica, diciamo, al pensiero decisionista e istituzionista con Massimo Luciani, con Kessler, con Morelli, perché naturalmente i giuristi non possono fare a meno del normativismo. Il nostro è diritto scritto, noi leggiamo parole, e da lì poi l'astuzia del pensiero smittiano è stata quella di far passare i giuristi normativisti come dei buzzurri un po' idioti che non capivano le cose della vita e che stavano a giocare solo con le parole scritte dal legislatore, da altri. Ma non è così, e questo forse può essere una via anche per ricomporre questa frattura sulla tripartizione del pensiero giuridico che ormai dura da un secolo. I normativisti capiscono il mondo reale e capiscono anche l'ordinamento, comparano, ma quale giurista può pensare di essere un giurista leggendo solo le parole della legge? Ma che siamo, tutti portarighe? Invece di insegnare il diritto privato insegnava il codice civile? Ma noi non siamo questi. E
come dire, forse lo sforzo da fare, ma è uno sforzo immenso, però non mancano le capacità tra di noi naturalmente, è quello di cercare di superare questa rappresentazione rigida. Il normativista sa benissimo che ci sono anche le tradizioni giuridiche, che c'è un istituzionalismo giuridico, che ci sono i momenti dell'emergenza, del decisionismo, che a volte sono regolate più o meno intensamente dalla Costituzione. Ma naturalmente noi non possiamo prescindere dal partire dai testi. Ma è molto complicato, già questo è un lavoro complicatissimo. Mutamenti costituzionali. Ecco, io come dire, considero, come si dice, il padre di tutti i mutamenti, l'articolo 39 della Costituzione, l'ultimo comma. Solo i sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati unitariamente, stipulare contratti collettivi di lavoro. Mai accaduto. Cioè, questa è una norma chiave, cioè pensata dai costituenti dopo un travaglio enorme, consegnata alla Costituzione, mai attuata. Anzi, non è che è stata mai attuata e basta. Si è realizzato un altro ordinamento lavoristico, completamente diverso. E se per avventura oggi si tornasse alla Costituzione, cioè all'ultimo comma dell'articolo 39, ad applicare alla lettera questo, noi dovremmo dire che c'è un mutamento costituzionale applicando la Costituzione. Rispetto a che cosa? Rispetto a 70 anni di una Costituzione diversa che è nata diversamente nell'ordinamento. Quindi le questioni dei mutamenti costituzionali sono sicuramente molto complessi. Nel caso dell'articolo 39 è del tutto chiaro, evidente, ma ci sono altri versanti dell'ordinamento dove le cose sono molto più sfumate, suscettibili di interpretazione, ma dove pure i mutamenti costituzionali ci sono stati. Mi riferisco per esempio all'ordinamento regionale. L'ordinamento regionale è stato pensato e scritto dal Costituente del 48 e poi anche nella revisione del 2001, come se le regioni dovessero essere, o nel 2001 dovessero, insomma, fossero un ente fondamentale della legislazione in questo paese. Non è stato mai così. La legislazione regionale è stata poca cosa. Adesso è quasi scomparsa dall'ordinamento. Se poi adesso è facilissimo, prima bisognava fare lunghe ricerche, ma basta andare sui siti delle regioni per vedere che la legislazione è pochissima cosa. Allora, è stato questo un mutamento costituzionale? Secondo me sì. Rispetto all'ipotesi di partenza che il potere, il concorso, diciamo, all'esercizio del potere legislativo dovessero caratterizzare le regioni, qualche volta ne abbiamo parlato, anzi forse no, forse ho fatto sì, qualche volta ho scritto sulla rivista di Morelli, di Alessandro, qualche cosa del genere, credo, ormai è passato un po' di tempo, la memoria non mi ha aiutato molto, che le regioni, ma se uno oggi volesse dire le regioni si caratterizzano per il loro potere legislativo, ma, e anche in queste vicende più recenti, le regioni si sono caratterizzate dialetticamente con il governo, hanno gestito organizzativamente tanti interventi, ma di legislazione non se ne è sentito proprio parlare, eh? E non è un caso. Quindi i mutamenti costituzionali sono tanti e devono essere considerati anche in relazione ai fatti. Perché quando Crisafulli, credo che Mangia l'abbia ricordato, parlava di fatti normativi, certo, non si può imputare a Crisafulli uno scostamento radicale dal normativismo, dal kersenianismo. D'altra parte noi insegniamo l'ordinamento secondo tutti gli stilemi kersseniani, non c'è niente da fare. Ma dentro questi stilemi kersseniani c'entrava anche la consapevolezza del mondo. Che Kelsen dovette pagare amaramente con l'esilio
con l'esilio, mentre altri, poi il tempo è stato galantuomo e ha sistemato le vicende personali, diciamo così, insomma, ma i fatti normativi, eccetto, i fatti normativi cambia, che il mondo cambia, le costituzioni restano le stesse dal punto di vista formale, o vengono revisionate oppure si attribuisce significati diversi, portata diversa alle medesime norme scritte. E in tutti i manuali c'è scritto che ci sono interpretazioni evolutive. Adesso sarebbe veramente singolare che l'interpretazione evolutiva, adeguatrice, quello che volete, ci sia per tutte le norme scritte tranne che per le norme costituzionali. E, insomma, diventa un po' complicato. Naturalmente le norme costituzionali hanno una maggiore durezza. È complicato anche ricostruire il contenuto essenziale delle norme costituzionali, ma alla fine, per esempio, sull'ordinamento sindacale tutti hanno detto che andava bene così com'era, nonostante fosse lontanissimo l'ordinamento sindacale vigente, diciamo così, fosse lontanissimo dalle parole della Costituzione, perché il contenuto essenziale, i principi del pluralismo, diciamo così, venivano comunque salvaguardati. E quello che diceva Antonio, i fatti costituenti striscianti, che poi a volte tanto striscianti non sono, che più che striscianti forse sono informali, si insinuano, si infilano, suscitando un allarme forse in questa fase insufficiente. Vi dico che, come sapete, mi ha molto colpito la vicenda di Cambridge Analytica, e cioè della manipolazione del risultato elettorale delle elezioni presidenziali di Trump. Ma mi ha ancora più colpito il fatto che nella provata esistenza di questa manipolazione non ci siano state conseguenze, cioè i risultati elettorali siano stati ritenuti validi, a quanto mi risulta non lo so, non sono stati neanche contestati. Ma allora, insomma, voglio dire, c'è una singolare vicenda dove emergono queste contraddizioni rispetto a principi fondamentali, la libertà del voto, no? Almeno secondo i nostri parametri, scritto nella nostra Costituzione, credo che sia una cosa che sia scritto anche nel costituzionalismo americano, che il voto debba essere libero, no? E l'altra cosa che mi ha veramente colpito è che alcuni dissenzienti nei confronti della quarantena negli Stati Uniti abbiano potuto manifestare con i mitra in mano, uno visto con, io poi non ne capisco, con una cosa grandissima, che più che un mitra, che fosse una mitragliatrice proprio di quelle, abbiano potuto manifestare così e addirittura entrare nell'anticamera, nel transatlantico di un Parlamento, del Parlamento del Michigan. E anche lì senza reazioni, perché sembra, ho letto qualcosina, che negli Stati Uniti sia legittimo manifestare con le armi, in quanto il requisito che la riunione deve soddisfare è soltanto il fatto che essa sia pacifica, ma non che sia senza armi. E che poi questo, con le armi in mano, i manifestanti possono entrare in un Parlamento. Non ho capito, io sono confuso, dico allora qui qualcosa sta succedendo, ma sta succedendo qualcosa di grosso, no? Di veramente collegati poi questi personaggi in una rete, informatica. E sapete, questa storia del virus ha comportato una potente accelerazione di processi già in atto. Anche la riunione di questa mattina, diciamo così, la nostra riunione di questa mattina è il portato di questa situazione. La diffusione delle consapevolezze informatiche, dell'uso dell'informatica. Sono processi che impattano pesantemente sul costituzionalismo e sulle costituzioni.
Adesso vedete, c'è questo libro che va per la maggiore di Susanna Zaboff, il capitalismo della sorveglianza. Vi devo dire la verità, è un libro che non mi piace, come non mi sono piaciuti altri libri famosi. Ebbi un gesto di intolleranza e di... è quasi autolesionistico quando iniziai a leggere il monologo della Campbell, perché insomma io vidi in televisione che presentava questo libro e scoprì che questa non era un'anziana signora con gonne lunghe eccetera, ma era una magnifica ragazza giovanissima. Questo mi spinse ancora di più a comprare questo libro, che in realtà era una specie di pasticca di cose dette e ritette, ma lungo, il libro lungo, in modo che potesse portare un pezzo di copertina adeguato, diciamo. Insomma, mi irritai con me stesso per la mia ingenuità, diciamo. Il libro della Zaboff non è a questo livello, naturalmente, per carità, però è un grande successo planetario. Perché? Perché è un libro sintetico che attraverso una serie di formule ci mostra in maniera del tutto comunicativa. È un librone di 600 pagine, la metà erano più che sufficienti, diciamo così. Il problema è sempre lo stesso, più pagine, più sent da incamerare. Ci mostra, anche questa traduzione, il capitalismo della sorveglianza, forse era meglio dire, capitalismo, sa, fa sempre, evoca sempre che qualcuno abbia mosso un diabolico piano per trasformare, forse era meglio dire l'economia, o ancora meglio la società della sorveglianza, perché poi le cose accadono anche indipendentemente dalle soggettività. Per esempio, i grandi sorveglianti hanno tutti origine, come dire, democratiche nelle università americane, storie romanzesche di ragazzi che partono con il loro comodo 64 in qualche sottoscala e poi diventano padroni e signori del mondo, conservando l'ispirazione originaria alla democrazia. Però poi il fatto è che Google funziona come funziona, fa le cose che fa con Cambridge Analytica, peraltro fallita a seguito dei noti eventi, e così via. Ma questo libro della Zaboff è un libro comunque comunicativo, individuo un nodo centrale: il fatto che le nostre società sono società ormai che si fondano sullo strapotere di questi soggetti privati e sulla sorveglianza, sull'utilizzazione dei database e così via, sulla capacità di orientare finanche il voto nell'elezione più importante del mondo, che è quella dell'elezione del Presidente degli Stati Uniti. Quindi, che fine fanno i diritti costituzionalmente sanciti rispetto a questo andamento delle cose, dei fatti? Qui è una domanda complicata, che noi non possiamo eludere. Credo che sia la domanda del costituzionalismo contemporaneo. Perché noi non possiamo illuderci che le norme scritte nelle Costituzioni da sole e di per se stesse abbiano la forza di ricondurre sotto l'ombrello della garanzia dei diritti questi fenomeni così diffusi, pesanti e penetranti, e anche per tantissima parte assolutamente oscuri. Io credo che noi dobbiamo... Il costituzionalismo, al quale tutti noi che siamo qui questa mattina, devo dire tutti i colleghi, tosti, tutti i costituzionalisti, spero tutti i costituzionalisti del mondo, se così si può dire, insomma, no? Liberandosi un po' del fascino di quella famosa tripartizione del pensiero giuridico, ma cercando di ripartire sempre dal dato che noi dobbiamo valutare quale capacità di regolazione ha la norma scritta, la norma giuridica, la norma scritta in una Costituzione. Partendo da questo, noi dobbiamo chiederci
cosa deve fare il costituzionalismo oggi per evitare che il mondo che cambia in questo modo travolga le costituzioni e il costituzionalismo. Io ho letto degli articoli di magistrati italiani su questione giustizia che danno per scontato, con mio dispiacere, anche con mia estrema, sapete, questione giustizia non è, certo, è una rivista interessante, di tradizione, molto aperta, eccetera, che danno per sconfitto il costituzionalismo. Perché di fronte a questo nuovo mondo il costituzionalismo non può più. Io mi continuo a battere per i diritti, per le costituzioni, perché il nuovo mondo della tecnologia possa essere reso compatibile con la garanzia della persona umana, con la libertà del mio voto e con la libertà della formazione dei miei convincimenti personali. Ma noi dobbiamo però capire bene, come poi questo libro della Zaboff, che pure non mi piace, ci aiuta a fare, perciò il suo successo mondiale, dicevo, noi dobbiamo ben renderci conto del mondo in cui viviamo e cercare di considerare il costituzionalismo come un organismo vivente capace di rapportarsi a un mondo che mette in discussione alcuni principi fondamentali del costituzionalismo. Io voglio aggiungere solo una notazione rispetto alle ultime cose che ha detto Roberto a proposito della tutela della Costituzione che fa il giudice costituzionale tedesco. Noi dobbiamo conoscere bene come cambiano le società, cercare di avere, come dire, di avere la capacità di far valere il costituzionalismo anche in un mondo diventato così diverso da quello nel quale il costituzionalismo e le costituzioni sono nate. Ma devo dire, ma il giudice tedesco, poi questo discuteremo un'altra volta, sta proprio applicando la Costituzione tedesca quando fa quella sentenza, o forse la Costituzione tedesca oggi è un'altra e la Germania è uno dei paesi, anzi il paese portante dell'Unione Europea, forse i giudici tedeschi non conoscono bene la loro Costituzione. Grazie. Dove sta, allora, però grazie, finito? Grazie Pietro. Però finito. Allora, grazie Pietro, grazie di tutto. Ringraziare tutti quanti i partecipanti. Sono state più di 2 ore di grande lavoro e quindi niente, sono molto felice per quello che abbiamo fatto. Vi saluto e spero che ci potremo rivedere presto. Naturalmente ringrazio ancora i relatori e tutti quelli che sono intervenuti. Chiederei la cortesia ai colleghi dell'Università di Cagliari se possono rimanere collegati, così facciamo un po' il punto su un po' di questo. Vorrei salutare tutti, ringraziare ancora di cuore tutti, in particolare Gianmario, per avermi chiamato a fare parte di questo incontro. Grazie, tanti saluti affettuosi a tutti. Fai parte di diritto, Antonio. Tu sei il nostro decano. No, il nostro decano. Arrivederci, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao Roberto. Arrivederci a tutti. Grazie.